Io faccio semplicemente gli onori di casa, non faccio nemmeno un'introduzione. Questo è uno degli incontri che qui in Yakabux vogliamo in accordo con la qui presente Italia medievale, nonostante che abbia questo apparecchio che sembra quasi moderno, è l'Italia medievale. Allora, con questa associazione abbiamo fatto un'alleanza per incontri di interesse comune. La nostra casa editrice ha riguardo al Medioevo un lungo interesse, una lunga storia che riguarda anzitutto il pensiero medievale, l'arte medievale e da un po' di tempo anche la musica medievale. E mi fa molto piacere ospitare un incontro che, diciamo, è più squisitamente e peculiarmente storico riguardo al Medioevo, con Vigeur e Grillo qui con noi e con la collana di Viella, diciamo confrère, come si dice in francese, Viella, che si interessa tanto di Medioevo. Questo mi fa molto piacere, questo per allargare, ripeto, anche noi abbiamo operato sulla storia del Medioevo, ma più sempre i penchant artistici, urbanistici, di storia della città e il pensiero, filosofia, teologia o d'altro, arte e musica. E qua invece siamo nel pieno della storia, e in una storia che ci coinvolge tremendamente come italiani, perciò io sono felice di questo incontro. Non devo fare nessuna introduzione, tendevo semplicemente a dire che ci fa piacere ospitare, a causa di Italia medievale, questi autori, e non solo autori ma anche direttori o responsabili di questa collana. È tutto, lascio la parola a loro. Buonasera a tutti. Non so se il titolo di questa collana, Italia comunale e signorile, vi suona, come dire, adeguato. Perché vi faccio questa domanda? Perché il più delle volte, almeno nei libri di scuola, si oppongono i due periodi, quello dei comuni e quello delle signorie cittadine, periodo che viene dopo, e che di solito è considerato come in opposizione, non totale, ma almeno sul piano politico, con il sistema politico in vigore all'epoca dei comuni. Allora, questa opposizione forte tra comuni e signorie cittadine, noi la rimettiamo in causa oggi, noi storici di questo periodo comunale, ma questo non vuol dire che consideriamo che i due periodi, o perlomeno i due sistemi politici, si valgono. No, le differenze ci sono. Solo che per un lungo periodo i due sistemi hanno coesistito, e per un lungo periodo la popolazione delle città comunali non era, come dire, scandalizzata all'idea di affidare il governo della città per un certo periodo a un personaggio forte e considerato come in grado di risolvere dei problemi particolari. Detto questo, tornerò su questo problema dell'interpretazione dei due sistemi politici, del loro livello di compatibilità e della progressiva incompatibilità che è venuta a crearsi tra loro due. Vorrei cominciare ricordando, anche se probabilmente non è necessario davanti a un pubblico colto, qual è l'importanza di questi quattro secoli che la nostra collana dovrebbe coprire nella storia non solo dell'Italia, ma di tutto l'Occidente. Tra XII e XV secolo possiamo considerare che l'Italia, perlomeno l'Italia centro-settentrionale, conosce il suo periodo di maggiore prosperità. Credo che bisogna cominciare dall'aspetto economico. Durante questi quattro secoli l'Italia centro-settentrionale è di gran lunga l'area più prospera, più dinamica dal punto di vista economico, di tutto l'Occidente. Allora, possiamo considerare veramente come gli Stati Uniti dell'epoca, non solo perché le produzioni italiane
erano di gran lunga di migliore qualità e anche più abbondanti, se vogliamo, in qualità, ma anche perché l'Italia proponeva, offriva al resto dei paesi occidentali una serie di questi prodotti come prodotti di esportazione, ma anche di servizi, a cominciare dai servizi bancari e finanziari, che nessun altro paese era in grado di fornire. Credo che dobbiamo sempre tornare a questo elemento di base, che è quello della prosperità, della ricchezza, della crescita economica dell'Italia centro-settentrionale. E questo costituisce senz'altro il primo elemento di unità, se vogliamo, di omogeneità di questo periodo, coperto ancora una volta da questa collana dedicata all'Italia comunale e signorile. Per noi storici quel periodo ha anche una peculiarità che vi ricordo rapidamente perché non penso che sia la cosa che vi possa interessare di più. È un periodo particolarmente ricco per quanto riguarda le fonti a nostra disposizione. Certamente non più ricco dei periodi successivi, ma siamo ancora nel Medioevo e questi quattro secoli vengono dopo un lunghissimo periodo di povertà, di impoverimento delle fonti a disposizione dello storico. Noi non esitiamo a parlare di vera esplosione delle fonti, forse quelle più ricche di indicazioni e di informazioni per gli argomenti che ci interessano principalmente, cioè le fonti documentarie. Mentre fino a quell'epoca si scriveva solo su delle foglie di pergamena, a partire dal XII secolo, perlomeno dall'inizio del XIII secolo, nasce qualcosa che vi parrà molto banale, che in realtà rappresenta per tutte le pratiche amministrative di governo, di dominazione politica e non solo politica, anche per l'attività economica, una vera rivoluzione, che è il registro. Non voglio fare, poi lo faccio, nei confronti, dicevo, un po' ingenuo, ma insomma il registro è sicuramente rappresentato per i metodi, come dire, per l'uso della scrittura, una rivoluzione uguale a quello del computer, come è stato per noi, nel nostro rapporto con la scrittura, poi ovviamente il confronto si ferma lì. Detto questo, non insisto più di tanto su questo primo elemento di omogeneità del periodo, che è l'esplosione documentaria, cioè l'uso massiccio di scritture su registro, il che moltiplica per 10.000, diciamo, le capacità di scrittura, ma anche di conservazione, di utilizzazione e soprattutto di conservazione della scrittura, ma per il nostro mestiere è veramente un elemento fondamentale, basilare. In Italia non è così. Questa rivoluzione dei rapporti tra campagna e città comincia già nel XII secolo. C'è accanto a me Paolo Grillo, e veramente nel XII secolo, spero non mi contraddirà, che Milano diventa una grande città più ricca di uomini che tutto il vasto territorio che circonda Milano, e più ricca soprattutto di, appunto, di ricchezze, ed è lì che sta ugualmente il potere politico. Quindi questo capovolgimento totale dei rapporti tra campagna e città, a profitto delle città, è qualcosa di peculiare all'Italia centro-settentrionale, è qualcosa che, a parte forse le Fiandre, nessun'altra regione dell'Occidente del periodo conosce. Quindi predominio della città assoluto, ripeto, molto molto forte nel campo dell'economia, nel campo della cultura. Nel resto dell'Occidente gli uomini di cultura rimangono principalmente dei chierici, in particolare dei monaci. È vero che Parigi ha un'università, che anche in Inghilterra c'è un'università, ma un'università quasi plurale, l'unica vera al di fuori dell'Italia, università cittadina, è quella di Parigi. Quindi
gli uomini di cultura diventano dei cittadini, o meglio, i cittadini diventano gli uomini di cultura, e per di più questa cultura cittadina italiana si laicizza, si prende la sua autonomia nei confronti della cultura ecclesiastica. E poi l'ultimo elemento determinante per fare la per capire, diciamo, l'unità di quel periodo è l'invenzione, a partire fine XI, ma principalmente XII secolo, di un sistema di governo che implica una totale, quasi totale, autonomia delle città nei confronti dei poteri superiori, principalmente l'impero, ma non solo l'impero. E poi, secondo elemento tipico di questo sistema politico, una partecipazione della popolazione cittadina al governo della città. È un grosso problema di conoscere, di sapere qual è il livello reale di partecipazione dei cittadini alle vita politiche della città, ma comunque non si può negare che questo elemento costituisce non solo l'unità del periodo, ma anche il grande elemento di originalità dell'Italia nei confronti del resto dell'Occidente. Devo dire che finora i libri che abbiamo pubblicato in questa collana, sono 5, sono in buona parte il risultato di questo programma, progetto di ricerca che vi dicevo prima, quindi mette l'accento questo libro sulle condizioni della coesistenza, ma anche del passaggio tra il sistema politico comunale e quello delle signorie cittadine. Non c'è totale accordo tra di noi, no? È un argomento che fa discutere e qualche volta che fa discutere nettamente. Possiamo dire che ci sono due scuole di pensiero, anche se la propria scuola è un po' forte. Con il passare del tempo, la signoria cittadina crea un nuovo sistema politico fondato sull'autorità di un solo personaggio e che, senza eliminarlo, rende in gran parte caduche le modalità di partecipazione della cittadinanza alla vita politica. Quindi per noi, noi non accettiamo di omologare, se vogliamo, la signoria dei Visconti fine XIV secolo e il funzionamento del comune milanese della prima metà del XIII secolo. Per noi c'è una radicale differenza, non solo nel funzionamento del sistema, cioè non solo perché tutta l'autorità sta nelle mani di un solo signore, ma anche per questo signore ricerca una legittimità che non ha più niente da vedere con la popolazione, cerca la sua legittimità inventandosi delle fonti totalmente superiori, cioè anche divine, se vogliamo, delle origini, sì, un'origine al suo potere di origine divina. Quindi, come vedete, siamo su questo punto del sistema politico, ma ci sarebbero ben altri argomenti ancora da approfondire e sui quali tra di noi non siamo totalmente d'accordo, come è giusto che sia per una ricerca in progress, e speriamo con questa collana, non dico di suscitare ricerche, perché esistono queste ricerche, ma di attirare queste ricerche in una collana che da una parte abbia un'omogeneità che è dovuta al periodo e è indiscutibile, ma che abbia anche una collana che abbia anche la capacità di recepire delle scuole di pensiero un po' diverso. E ci sembra che il bello della ricerca è anche di consentire questo confronto permanente tra vari modi di pensare. Grazie. Jean-Claude Marivière, da par suo, che ha tracciato questo affresco molto evocativo, molto efficace, no? Del contesto in cui si pongono le ricerche raccolte in questi volumi. Io adesso non darò conto di quello che c'è nel dettaglio nei volumi, perché svuoterei questa sala che è invece così bella piena, ma vorrei darvi rapidamente, come dire, una motivazione perché voi
possiate essere incuriositi da questi volumi e abbiate voglia di affrontarli. Ora, questi volumi rappresentano una sorta di provocazione, di sfida, perché sono costruiti in gran parte su ricerche di prima mano, quindi vogliono dire del nuovo, no? Non sono sintesi di quello che si sapeva già, ma vogliono proporre delle cose nuove, in alcuni casi dei dati nuovi, sicuramente delle nuove interpretazioni. E per esemplificarvi rapidamente queste novità, volevo partire dal fatto che questi volumi, le ricerche contenute in questi volumi, ci permettono di mettere in discussione una serie di contrapposizioni scolastiche che abbiamo ricevuto nel corso della nostra formazione o che ci vengono sottoposte dalla divulgazione, che è cosa sacrosanta e bellissima, ma che ha bisogno di una serie di schematismi, no? Per essere efficace. Allora vi volevo proporre alcune contrapposizioni molto classiche della storia medievale di questo periodo e farvi vedere come però la ricerca ci obblighi a metterle in discussione. La prima è appunto comune signoria, no? Due momenti diversi, due forme di organizzazione politica diverse, a un certo punto finisce il comune e inizia la signoria, no? Questo è lo schema classico. Fra l'altro schema che ci propone alcuni problemi, no? Perché a un certo punto il comune si suicida e si passa da un sistema partecipativo in cui comunque con gradi diversi, ma insomma tutti i gruppi sociali cercavano di avere la loro voce in capitolo, a un sistema in cui comandava uno, e se era uno illuminato bene, ma se era uno che amava dare la gente in pasta ai cani come il duca Giovanni Maria Visconti, c'era il rischio ragionevole di finire in pasta ai cani. Nel comune no, c'erano delle regole. Curiosamente, mentre noi dibattevamo sul fatto che una serie di eventi interni e esterni alla società comunale aveva portato alla scelta, perché sono pochissimi i signori che prendono il potere con un golpe, con un colpo di mano, la maggior parte ottiene attraverso procedure legali il suo potere. Ecco, curiosamente, mentre noi ci chiedevamo sui motivi, sulle cause, su cosa stava succedendo fra fine 200 e inizi 300 che porta a questo cambiamento in quasi tutte le città, la politica si stava facendo le stesse domande sull'attualità, no? E questo ci ha confortati molto, no? Nel nostro procedere. La similitudine si ferma qua, per fortuna siamo usciti dalla crisi senza bisogno di concedere arbitri e balie straordinarie a singole persone, ma il dubbio nel momento di emergenza viene, no? Paradossalmente, questo simbolo di divisione che sono i Guelfi e i Ghibellini in realtà sono anche il primo momento in cui si comincia a pensare all'Italia e non a il nord, il sud, o chi guardava la Provenza, chi guardava la Germania, chi guardava l'Ungheria. Ecco, tre provocazioni che vi butto un po' lì. Ma leggere intanto questi volumi, che sono volumi di ricerca, però attenzione, sono volumi ben scritti. Mi spiace, me lo devo dire da solo perché uno l'ho scritto io, ma in generale Merrigan non è secondo a nessuno quanta capacità di scrivere bene in maniera di farsi capire, oltre che dire cose interessanti per gli storici, dire cose interessanti anche per l'appassionato, per l'interessato. Ecco, io credo che in tutti questi volumi si senta questa impronta. Abbiamo cercato di limitare i tecnicismi il più possibile, e quindi se qualcuno voglia di raccogliere quella che è anche una provocazione a non ripetere sempre le stesse cose, avventurarsi in territori nuovi, credo che l'interesse principale della collana possa essere proprio questo. Grazie.